Gesù, noi non ci stanchiamo mai. Nell'adorarti e benedirti, nella forza del tuo Santo Spirito che ci porta qui ogni lunedì a lodarti e benedirti e a ringraziarti di tutto quello che tu fai per noi. Sorreggici Gesù in questa costanza, nel tributare a te l'omaggio della nostra fede e del nostro amore. Questa sera veniamo qui accompagnati da Maria, nostra madre, la madre della Chiesa, e lei che ci fa prostrare davanti a te, suo figlio, e ci fa gridare con tutto il cuore, sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato Gesù. Ti adoriamo Gesù, tu hai radunato i popoli dispersi nell'unità, mentre il nemico li disperde, li disgrega. O Gesù, riuniscici, il tuo Santo Spirito ci convochi attorno a te e crea unione tra di noi. Per questo, Signore Gesù, questa sera noi ti preghiamo. Signore Gesù, siamo qui davanti a te e ti chiediamo l'unione dei cuori. Vieni, Signore Gesù. Scendi, Signore Gesù, e mandi il tuo spirito d'unione. Gesù, guarisci la nostra fede così languida, la nostra fede che non sposta né montagne, né sposta neanche un oggetto, la nostra fede che non opera meraviglie dentro di noi. Guarisci la nostra fede malata, guarisci la nostra speranza. Ci siamo abbarbicati alla terra e non speriamo le cose celesti, ossia il nostro cuore non aspira al cielo. Questa valle che è valle di lacrime vuole essere per noi una valle di godimento, una valle di delizia. Vogliamo il paradiso qui in terra,
vogliamo star bene, vogliamo prolungare la nostra esistenza terrena ad ogni costo, vogliamo tutti gli agi e per questo siamo sempre in continua lotta. Abbiamo dimenticato che la nostra patria è il cielo, che siamo pellegrini in questo mondo. Guarisci, Signore, la nostra speranza. Signore, siamo divisi tra di noi, ognuno cerca il proprio tornaconto. C'è divisione nelle famiglie, c'è divisione nei gruppi, c'è divisione nella società. Quando tu vuoi l'unione, tu ti sei messa al centro e vuoi che tutti noi siamo una cosa sola con te. Mentre il nemico attraverso la superbia, l'invidia, la gelosia, i dissensi, il rancore, la maldicenza, ci separa gli uni dagli altri, tu invece ci attiri e vuoi che siamo un corpo solo e un'anima sola. Signore, guarisci la nostra carità fraterna, guarisci il nostro amore, fa che siamo un cuor solo e un'anima sola. Lode e gloria a te, Signore. Egli dà forza allo stanco. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Signore, lo spirito è pronto, la carne è debole. Sostieni, Signore, la nostra stanchezza, perché sorretti da te noi non ci stanchiamo mai. I giovani si stancano al pari dei vecchi, ma coloro che sono sorretti dal tumore, coloro che sono animati dalla speranza che non delude, coloro che hanno fede in te, non si stancano mai, si rinnovano ogni giorno. O Signore, fa che ci rinnoviamo ogni giorno, fa che ci restauriamo ogni giorno. Il sacerdote nell'antica liturgia, valida fino al Concilio Vaticano II, nell'introito della Santa Messa diceva: ecco, tu rinnovi, Signore, la mia giovinezza. Entro nell'altare di Dio, entro libero l'altare Dei, egli rinnova la mia giovinezza. Signore, al contatto con te, noi rinnoviamo la nostra giovinezza. Fa però che ci mettiamo sempre in contatto vivificante con te, mediante la fede, la speranza e la carità, le virtù vivificanti. Allora noi non ci stancheremo mai, ci rinnoviamo ogni giorno, e il giorno di oggi è meglio del giorno di ieri. Lode e gloria a te, Signore. Lode a te, oh Signore Gesù. Io solo sono il tuo consolatore. E chi sei tu perché temi? Tu temi uomini che muoiono, tu temi i figli dell'uomo che avranno la sorte dell'erba. Hai dimenticato il Signore tuo creatore, e lui che di sé si cieli ha gettato le fondamenta della terra. Perché temi? Io sono colui che ti aiuto, io sono colui che ti consola. Tu hai sempre paura, tutto il giorno, davanti al tuo avversario. Egli ti tenta di distruggerti, ma guarda a me,
non troverai più nessuno. Dove ora il furore dell'avversario è scomparso? Il prigioniero sarà presto liberato, non morirà nella fossa, non mancherà di pane, perché io sono il Signore tuo Dio, colui che sconvolge il mare, colui che fa dissipare i flutti del mare e si chiama Signore degli eserciti. Tu sei il mio popolo. Io ho detto sì, tu sei il mio popolo, nessuno ti può togliere dalla mia mano. Signore, con queste parole tu consoli questo popolo, consoli alcuni che in particolare si sentono sconsolati, disattesi e hanno paura, paura dell'avversario. Dov'è il tuo avversario? Guarda me, io sono il tuo Signore. Colui che ti porge la mano per aiutarti, io sono colui che ti consolo, non sei più solo, io sono con te, ti dice il Signore. Alleluia. Alleluia. Adesso la grande intercessione. Presentiamo a Gesù tutte le persone che attraverso i preziosi servizi di telefono ascolto si rivolgono a questa comunità. La sera di quello stesso giorno Gesù entra a porte chiuse e dice ai discepoli: pace a voi. Poi di nuovo, mostrando il suo costato aperto, le mani piegate, i piedi piegati, dice pace a voi. Poi soffia, alita, il suo spirito di vita e dice ricevete lo Spirito Santo e andate. Il peccato è rimesso, rimettete i peccati, perché il sangue è stato versato, la pace è stata fatta, annunziato in tutto il mondo la remissione dei peccati. Chi crede nel Figlio di Dio e si batte il petto, costui sarà salvo. Signore Gesù, questa sera tu come là nel cenacolo, ci dici pace a voi, allarga le braccia, mostri il tuo costato aperto, le piaghe delle tue mani e dei tuoi piedi e dici a tutti pace a voi, io sono il vivente, io sono colui che è morto per voi e adesso vivo, credete in me perché anche voi viviate. Annunciato nel mondo che ci sono io, il vivente, dovete venire a me perché io attraggo tutti a me e me chiunque troverà la salvezza. Fratelli e sorelle, noi che siamo qui questa sera ai piedi di Gesù, riceviamo la sua pace e riceviamo il suo spirito. Le piaghe delle mani, dei piedi e del costato sono aperte per noi. È da quelle piaghe che esce la vita, esce la guarigione globale nostra, esce la liberazione, esce la vita. Guardiamo Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. È lo stesso Gesù, comparso agli Apostoli, nella realtà del suo corpo e del suo sangue, e ancora la sua voce risuona qui questa sera, pace a voi,
ancora il suo soffio, scende su di noi, ricevete lo Spirito Santo, ricevete il mio spirito di vita. Sì, Signore Gesù, noi riceviamo il tuo soffio e noi gridiamo l'Amen. Grazie, Signore Gesù. Noi riceviamo la tua guarigione, la tua liberazione. Noi succhiamo da te la vita. Grazie, Signore Gesù. Tutti insieme, Dio sia benedetto. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo santissimo cuore, benedetto il Gesù, il santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto la Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto Dio e gli angeli e i suoi santi. Ecco, prendo l'occasione per invitarvi alla serata di gioia a Margifaraci, venerdì prossimo di sera, alle ore, dalle 21 in poi, faremo la mistagogia dell'arcobaleno, partendo dalla visione dell'Apocalisse. Il Padre seduto sul trono che stende le braccia e fa un arcobaleno che congiunge così tutto l'universo nell'ambito del suo Figlio che è Gesù, il Verbo di Dio incarnato e l'arcobaleno che è sulla testa del Padre. È il Padre che con le sue braccia, la destra e la sinistra, ha fatto questo arcobaleno nel cielo. Lui siede sul trono, gli angeli, i santi, i vegliardi cantano a Lui. Ecco, da partendo da questa visione, noi canteremo all'arcobaleno che è Gesù. Faremo una mistagogia bella, ci saranno canti, danze, fiori, cembali, una bella serata, tutta l'insegna di Gesù, l'arcobaleno, attraverso cui noi entreremo per entrare nel gaudio di Dio, nel grande giubileo. Ecco, vi aspettiamo allora per venerdì prossimo, giorno 12, al Centro Gesù Liberatore Margifaraci dalle 21 in poi.